Ciao a tutte e a tutti. Oggi voglio parlarvi della regola dei terzi. Magari qualcuno di voi me l'ha già sentita nominare, ma magari qualcun altro invece no. Penso possa essere molto rassicurante sia per i genitori che per i professionisti. Faccio una premessa prima di illustrarla. Nella mia esperienza oggi, soprattutto i genitori, sono spesso preoccupati, di fare bene con i propri figli e figlie. La grande disponibilità di informazioni e conoscenze legate alla genitorialità e all'educazione, infatti, da un lato supporta perché fornisce molti spunti, dall'altro lato, però, rischia talvolta di mettere mamme e papà in difficoltà in termini di sensi di colpa, sensi di inadeguatezza, paura di sbagliare. Mi spiace che questo accada perché, certamente non è l'obiettivo di noi professionisti che in molti modi diversi e ognuno con il suo stile sui social e non solo facciamo divulgazione. Veniamo ora alla nostra regola dei terzi che spero possa quindi davvero alleggerire il carico di preoccupazione sul proprio stile educativo. Sostanzialmente si tratta di una sintesi di molte ricerche e studi che avvalorano quanto già Winnicott ci ha insegnato parlando del genitore sufficientemente buono. Nota bene, no perfetto da 10 lode, ma da sufficienza, un bel 6, evviva, ce la possiamo fare. Altro, nota bene, la regola dei terzi vale sia per i genitori che per i professionisti. E cosa ci dice? Ci dice che per crescere al meglio un bambino, una bambina, fatte 100 le interazioni adulto-bambino, è importante che solo, nota bene, il 33,33% periodico siano in sintonia con lui o con lei. Il restante 66,66% periodico si divide tra rotture della relazione e riparazioni interattive, 33,33% per ciascun elemento. Ovviamente ora non vi mettete a contare, mi raccomando. In soldoni cosa vuol dire? Che abbiamo ampi margini di errore e che anzi l'errore è necessario e funzionale a una favorevole traiettoria di crescita. Vuol dire anche che se proviamo a fare meglio della regola dei terzi, provando a tendere alla perfezione, che ovviamente per gli umani è irraggiungibile, facciamo pure peggio. Ecco, nota bene, ok? La regola dei terzi quindi ci può molto rassicurare nella nostra azione educativa, perché sappiamo a questo punto di poter essere in sintonia con i bambini, sappiamo anche di poter sbagliare, di poter uscire dalla sintonia, perdere la pazienza, eccetera. E poi sappiamo che possiamo recuperare, possiamo riparare la rottura relazionale. Questo non vuol dire ovviamente dare le mazzate, che tanto poi ti chiedo scusa e risolviamo. A tutto c'è un limite. Ma vuol dire che quando siamo con i nostri bambini e bambine, in modo autentico, nella nostra umanità, possiamo surfare tra sintonia, rottura e riparazione per favorire la costruzione di salde relazioni e favorevoli traiettorie di sviluppo. E quindi, invece che farci sensi di colpa o di sentirci inadeguati, piuttosto puntiamo alla riparazione interattiva. Così che gli scontri, le incomprensioni, gli inciampi, diventino pietre angolari su cui costruire salde relazioni. E pensate a che dono contemporaneamente facciamo ai nostri bambini e bambine. Insegniamo loro con l'esempio che le relazioni si possono riparare, che è possibile sbagliare e che è anche possibile recuperare, ricucire. E come nel Kintsugi, sapete, quando per esempio un vaso si rompe, viene riparato con l'oro. E così non solo viene aggiustato, ma guadagna in bellezza, in preziosità. E non è forse un regalo per la vita questo? Pensate a quanto può essere utile anche da adulti. Che ne dite? Spero davvero che vi alleggerisca il cuore questa regola dei terzi che tanto amo e che vi rassicuri. Fatemi sapere nei commenti se avete piacere, cosa ne pensate. Un abbraccio e a presto. Ciao!